a parlare di quella che è la questione del mezzogiorno, la questione del mezzogiorno, il lavoro, che se fossimo capaci di rimetterlo al centro di ogni attenzione politica, avremmo un giacimento di risorse straordinarie tra i ragazzi e le ragazze del mezzogiorno, e non solo tra quelli che hanno la mia età e che hanno già sperimentato il privilegio di un lavoro che i ragazzi e le ragazze del mezzogiorno probabilmente non conosceranno mai se non ci mettiamo immediatamente al lavoro. Il 79% dei posti che si sono persi nel 2009, in ragione della crisi, era di giovani precari, quindi ragazzi che avevano già sperimentato la precarietà dell'occupazione, avevano sperimentato l'assenza dei diritti, perché se una ingiustizia si consuma in questo paese è quella che si consuma nella disparità tra chi ha un lavoro a tempo indeterminato ed è assistito dalla legge e chi ha un lavoro a tempo determinato e non ha maternità, non ha cassa integrazione, non ha malattia, ha una previdenza che quando accadrà probabilmente gli consentirà di avere, se avrà una pensione del 30% rispetto all'ultima retribuzione. La questione del lavoro è questione centrale, riguarda soprattutto le giovani generazioni del mezzogiorno, che peraltro sono giovani generazioni che assomigliano assai poco a quelle di qualche decennio fa, perché sono scolarizzate, perché sono formate, sono laureate e perché sono fatte di ragazze e di ragazzi. E quindi un altro pezzo dell'Italia, quella che appunto ha puntato su se stessa grazie al lavoro delle famiglie e alla capacità che questo paese prima del governo Berlusconi ha avuto di puntare sulla scuola pubblica come straordinario veicolo per la promozione sociale e per l'occupazione, per la costruzione della dignità e della libertà dei cittadini e delle cittadine. Ebbene, questa Italia fatta di giovani bravi e seri e determinati è oggi purtroppo inclinati a perdere la speranza, è un giacimento straordinario, come un giacimento straordinario il mezzogiorno. Il ministro Frattini è venuto l'altro giorno in aula a ragionare della Libia e a ragionare del fenomeno dell'immigrazione, e parlando di Lampedusa, parlando della Sicilia, io sono siciliano, parlando del mezzogiorno, ha detto perché quella è l'ultima frontiera d'Europa. E gli disse: ministro Frattini, ma non le viene mai in testa che, visto che quello che sta accadendo nel Mediterraneo, il mezzogiorno non è invece la prima frontiera dell'Europa? Probabilmente cambiando il punto di vista cambia molto. Il Mediterraneo, nel quale succedono fatti straordinari, perché se un numero così importante di paesi che erano governati da dittature spesso fondate sul terrore e sulla repressione si è avviata verso una transizione democratica, ed è un fatto che nessuno era in grado di prevedere. Guardate, non l'hanno previsto né i diplomatici né gli osservatori politici e neanche i servizi segreti. E c'è un fenomeno che ha sconvolto il panorama e la geografia dell'intero Mediterraneo. Questo Mediterraneo nel quale arrivano e transitano le merci che vengono dalle grandi economie in sviluppo nei paesi d'Oriente, dalla Cina all'India. Questo Mediterraneo che è diventato un luogo in cui si cominciano a ripronunciare parole comuni, la parola democrazia, non la parola pace, la parola uguaglianza, la parola libertà, tornano ad essere parole che hanno lo stesso significato e vengono praticate allo stesso modo da una parte e dall'altra dello sfondo del Mediterraneo. Questo Mediterraneo sul quale occorrerebbe investire grandemente per essere in grado di intercettare i traffici che arrivano dall'Oriente, di offrire porti, interporti, logistica, occasione di scambio, ricchezza reciproca nello scambio. Questo Mediterraneo nel quale potrebbe crescere una futura classe dirigente del Mediterraneo, ragazzi e ragazze italiani e tunisini ed egiziani e libanesi che potrebbero studiare nelle stesse università, fare quello che si fa oggi con altre università d'Europa, imparare ad essere insieme grandi, crescere
crescendo insieme, studiando insieme, giocando a pallone, fidanzandosi, andandosi insieme al cinema, trovandosi domani imprenditori egiziani ed italiani, professionisti italiani e libanesi, professori, studenti universitari che hanno costruito insieme un pezzo della vita che possono essere la più grande forza di cambiamento, ma insieme di stabilizzazione e di ricchezza del Mediterraneo. Il fatto che questo governo non pensi minimamente a questo e consideri il Mezzogiorno come la palla al piede dell'Italia, grazie all'azionista di maggioranza, peraltro, di questo governo che è la Lega, bene, tutto questo fa perdere una grande occasione all'Italia e lascia il Mezzogiorno in una condizione di grande difficoltà. Guardate, qui non c'è nessuno che chiede l'elemosina, il Mezzogiorno che domanda non abita più qui e certamente non abita nel progetto politico del Partito Democratico, ma ci abita nel Partito Democratico la necessità di considerare la questione del Mezzogiorno e dei suoi abitanti come una questione strategica per lo sviluppo dell'Italia, perché quello che a Milano e a Roma il centrodestra non capisce è esattamente questo. Se l'Italia ha una possibilità di tornare ad essere competitiva, ce l'ha se è tutta unita e tutta intera, e se è tutta intera in marcia. Se è tutta intera ha la possibilità di essere messa alla prova. E io credo che su questa questione noi abbiamo la necessità di fondare la nostra campagna elettorale, certamente, perché questi sono giorni di campagna elettorale, questo è un grande test elettorale, anche di fondare la pratica della politica quotidiana. In Parlamento lo facciamo già, lo fanno i parlamentari meridionali, ma non solo, già vive nei gruppi del Partito Democratico alla Camera e al Senato questo modo di guardare al Mezzogiorno e ai suoi problemi. Ma io credo che occorra che questa diventi una delle, come dire, delle cifre identitarie del Partito Democratico. Insomma, secondo me il Partito Democratico, nell'opinione comune, a chi chiedesse al suo Partito Democratico che partito è, deve essere il partito dei giovani, delle donne e del Mezzogiorno d'Italia. Cioè, non della minorità e della miseria, ma delle tre grandi, straordinarie, potenti energie che il paese non utilizza, che la politica non vede e non mette a lavoro. Solo così possiamo pensare di competere. O pensate che possiamo competere con tre regioni del nord che si caricano il peso, tra virgolette, dell'intero paese e si trovano ovviamente a competere oltre il confine, che non esiste più naturalmente, ma immaginario, con potenze industriali come la Germania. Ma la vera risorsa dell'Italia, il capitale non utilizzato, ciò che si dimentica di avere, sta nel Mezzogiorno ed è fatto dai giovani e dalle donne, che sono coloro i quali vengono tenuti al margine, non utilizzati. Sposati contano di più, no, non contano niente. Perché contano di più? Certo che contano di più, ma ci mancherebbe altro, ma se mi fate parlare ora ci arriviamo. Io però sono convinta che dentro le famiglie, quelle famiglie alle quali il governo Berlusconi dice di dare tanto, fino ad aver ridotto a 0 euro il fondo per la famiglia di cui parla nei comizi, 0 euro, così come i soldi delle donne che vanno in pensione ora a 62 anni e che dovevano essere destinate per volere del Parlamento al fondo per la non autosufficienza e per la compatibilità del lavoro delle donne, delle famiglie, con lavoro familiare e di cura, sono spariti, se li sono già mangiati, destinati altrove. Allora quando parliamo di famiglie quelle in carne ed ossa, fatta di soggetti tutti liberi e responsabili. Non mi piace il quoziente familiare, sapete perché non mi piace? Perché tiene le donne a casa e non le fa lavorare.
tutti fuori dal lavoro, perché so che nelle famiglie si sta meglio se si lavora in due, per tante ragioni, non soltanto perché c'è benessere in famiglia, perché i figli crescono meglio, perché gli si può badare di più, perché c'è più serenità, ma anche perché c'è un rapporto tra i due pilastri della famiglia, il marito, la moglie, il compagno e la compagna, quello che sono non mi importa, che è un rapporto paritario, perché su questa parità e su questa forza e alleanza reciproca tra pari che si tira avanti la famiglia, la propria comunità e anche il paese. In difficoltà grave, che pensa di non valere, e il lavoro deve essere lavoro buono, non la sento. Tu immagini lo so bene che sono anche padri dei giovani che non lavorano, ma secondo lei chi ritiene che il lavoro è il cuore della questione può pensare che i padri devono stare a casa quando i padri hanno fatto, come dire, la forza della costruzione di una famiglia? Lo so che non avete lavoro, e so anche che i tanti piani per il lavoro di questo governo regionale e nazionale sono piani per il lavoro che non hanno più una lira per essere finanziati, sono soltanto chiacchiere. E insieme questa campagna elettorale è anche un'altra cosa. A me pareva che voi l'aveste, anzi mi pare che l'abbiate pienamente compreso, perché certo è una campagna elettorale che potrebbe dare un segnale politico nazionale, è chiaro, Berlusconi lo ripete in continuazione ed è una considerazione che molti altri fanno, è certamente un modo per eleggere i sindaci, le giunte, le amministrazioni comunali, le amministrazioni provinciali in molti casi, di molte città e di molti paesi italiani, è quindi un fatto importantissimo, ma è anche altro. Ora, quale sia la condizione politica dell'Italia, quale sia il grado di crisi anche democratica molto seria nel quale ci troviamo, non credo che devo descriverla. Quale che sia l'indole, la natura, l'identità di questo potere berlusconiano, l'abbiamo capito tutti, è un potere che non vuole controllo, che non vuole limite, che non soffre neanche i limiti istituzionali del Presidente della Repubblica, oppure della Corte Costituzionale, o della magistratura, o anche della libera stampa. Ed è un governo che teme i governi degli enti locali e non li tollera. Vedete, questa partita del federalismo, per esempio, è una partita molto importante da leggere, non è soltanto la questione come dire, di una contrapposizione con la Lega. La Lega vive in maniera molto ambigua anche questa vicenda del federalismo. Innanzitutto diciamo tutti che la legge sul federalismo, che è stata poi approvata con la nostra astensione al Parlamento, non è il modello egoistico e liberale che il governo ci aveva presentato. È un modello di federalismo che si ispira alla tradizione più antica e praticata dalle forze del centro-sinistra in molte regioni italiane, fondate sulla solidarietà, sulla sussidiarietà, sulla perequazione e su una questione molto seria che è quella della responsabilità degli amministratori nei confronti degli amministrati. Partiamo da qui, questione molto seria. Perché la questione molto seria che ha innervato anche la storia politica e istituzionale d'Italia negli ultimi anni e che noi abbiamo un po' messo da parte, quando dico non mi riferisco al dibattito politico nazionale. Per attuarla col federalismo ovviamente ci voleva la capacità di dare poteri ai comuni e questa cosa a Berlusconi non andava giù, poteri e risorse ai comuni, no. 23 miliardi e 500 milioni di euro tagliati con la prima manovra finanziaria, il documento economico e finanziario approvato qualche giorno fa dalla maggioranza, alla Camera e al Senato, taglia per l'altro triennio altri 27 miliardi e 500 milioni. Che vuole fare il sindaco? È un eroe nazionale. Questo a dire che l'autonomia dei comuni, la forza e il potere degli enti locali è chiacchierato dalla Lega, è argomento di comizi della Lega, che fanno come quel cane che abbaia sui palchi e lecca la mano al padrone a Roma, perché di questo si tratta. A Roma leccano la mano e così il Presidente Berlusconi
Sassoni non trova l'intralcio dei governi locali, che peraltro non ha mai amato queste terre di battaglie contro la discarica. Qualcuno di voi ricorderà che proprio con quel decreto sull'energia nucleare, di cui discuteremo fra qualche giorno per il referendum, il governo prevedeva di scegliere i luoghi dove insediare le centrali nucleari e i siti di smaltimento di rifiuto senza associare la decisione né ai comuni né alle province né anche alle regioni. Chiaro, no? Quindi c'è questa ambiguità, meglio questa scissione assoluta, si chiacchiera di federalismo ma non ci sono soldi, non ci sono poteri e appena si può i governi degli enti locali si mettono da canto. Perché? Perché chi ha una concezione illimitata del potere non vuole controllo, non lo vuole dividere questo potere. Il potere dei sindaci è grande perché è il potere dei suoi cittadini. Perché al contrario di Berlusconi, che non è stato eletto dal popolo, ricordate, stampatevelo a lettere di fuoco, nel nostro sistema costituzionale ed elettorale il Presidente del Consiglio non viene eletto dal popolo, racconta palle. Tanto è vero che il governo è fatto e lui è Presidente del Consiglio perché ha i voti del PDL e della Lega, ma quando la Lega si presentò alle elezioni, mica c'era scritto Silvio Berlusconi sul simbolo, c'era scritto Umberto Bossi. E allora com'è? Da chi sono eletti dal popolo? Umberto Bossi o Silvio Berlusconi? È una balla. Mentre i sindaci vengono eletti dal popolo sulla base di una legge che appunto su quel concetto della responsabilità degli amministratori rispetto agli amministrati aveva giocato molto. Una legge che in un periodo che non era facile per la storia della Repubblica aveva riscoperto la potenza della cittadinanza, dell'essere cittadino, la potenza della cittadinanza, che è capace di spostare e spostò nei primi tempi in cui questa legge venne immediatamente applicata con quello che c'era, e c'era una società politica molto ingessata, ve lo ricordate, eppure in decine di paesi si scelsero personalità come si è fatto qui a Casoria, e con quella comunità avevano un legame vero perché era l'unica possibilità di avere un sindaco e di eleggerlo, perché non funzionavano più i trucchetti, non funzionavano più gli accordi in consiglio comunale che magari duravano 6 mesi, non funzionavano più. Stavolta c'era il potente cittadino che doveva scegliere la persona che sarebbe diventata il sindaco e al quale avrebbe potuto, senza intermediazioni, chiedere conto. Allora capite che queste elezioni amministrative, e questo è il punto al quale volevo arrivare, queste elezioni amministrative che certo servono a dare un segnale politico, innanzitutto servono a dare un sindaco, una giunta e un consiglio comunale nuovi ai tanti centri, hanno però un'altra forza politica straordinaria, quella di tornare a parlare ai cittadini e alle cittadine italiane e a dirgli: siete forti. Avete dalla vostra parte la forza della cittadinanza. E adesso vi racconto una cosa che racconto a tutti, perché mi ha impressionato moltissimo. Qualche settimana fa sono andato in Tunisia, sempre per quell'idea che io penso che il Mezzogiorno è la prima frontiera dell'Europa, no? E che volevo andare a vedere cosa succedeva lì. E ho incontrato tantissime persone. Quelli che hanno letto 1 milione di libri e quelli che non sanno neppure parlare, come dice la canzone. E tutti mi dicevano la stessa cosa. La prima che mi dice: ha visto quando siamo stati bravi? Ha visto quando... Oh, quello era un regime vero, vero. Gli oppositori politici in galera, c'era la tortura praticata regolarmente, la gente spariva e veniva restituita dopo 4 giorni in condizioni miserabili, no? C'era un controllo dell'economia che era tutto in mano alla famiglia di Ben Ali e alla sua signora, che era un personaggino, e a tutti il vario parentato. Cioè era una situazione davvero di oppressione. Ma tutti mi hanno detto, lo sa che ci siamo accorti che non erano così forti, e ci siamo accorti che noi non eravamo deboli, ma eravamo più forti di noi. Questa che è stata per loro stessi una rivelazione, quella della propria forza, in un paese democratico, no, è la potenza della cittadinanza, la forza dell'essere cittadino, la capacità.
pensare, io non sono soggetto a Cosentino, alle petracce dei Casalesi, alle intimidazioni, alla forza di Berlusconi, io sono forte di Dio, perché sono cittadino, dove lo dimostro innanzitutto? Con le elezioni comunali, innanzitutto, in piedi, a dimostrarla questa cosa, a farvelo vedere. Ed è questo, io credo, il messaggio che questa campagna elettorale ci aiuta a cominciare a far tornare a penetrare in Italia. Un sorriso che è stanco, sta con la bocca chiusa, si lamenta, ma nel chiuso del tinello, e pensa che non valga più la pena o che non ci sia più possibilità o speranze. E che invece è un popolo che ha una potenza incredibile, è il Mezzogiorno, più del resto d'Italia. Il Mezzogiorno più del resto d'Italia, perché in più c'è la rabbia della ingiustizia, della disuguaglianza, della iniquità, e questo è un motore straordinario. Ora qui c'è una bella coalizione sperimentale, laboratorio politico, bella coalizione di persone per bene, dice il candidato sindaco, ma anche di politica giusta, lasciatemela dire, la politica che non ha paura. La politica che non ha paura di chiamare le cose con il loro nome e di dire, giustamente, lo diceva poc'anzi quel disoccupato, guardate che la presenza della illegalità impoverisce un territorio, non lo arricchisce, non solo perché lo consente al premoderno, ma perché la corruzione costa e la mafia costa. Corruzione, illegalità e vicinanza mafiosa nelle istituzioni va espulso, deve andare via, perché fa danno grave, gravissimo ad una comunità. Questo è il punto. Qua non si tratta di scomodare le parole, ha ragione il segretario, se noi qua vogliamo la normalità, questa parola legalità, che noi ogni volta quando la vediamo ci sembra, come dire, tutta illuminata, circondata da un alone luminoso. La legalità in un paese moderno è la normalità. Non si può fare, anche perché sapete, a tradirla la legalità, poi alla fine uno il muso ce lo sbatte. Il Premier, non ho parole, credetemi, non ho più parole, non lo so, che volete che vi dica? A cominciare da casole, io penso che in una famiglia nostra, media, no? Una famiglia normale, di operai, di impiegati, uno che si comporta così, uno non li invita a pranzo la domenica, no? Perché non va bene, è una persona sgradevole, no? È una persona sgradevole che mette in difficoltà, mette in imbarazzo, non sta, perché se lo deve portare a pranzo con questo cino, no? Niente, non lo so. Allora, il Premier, dicevo, che appunto, insomma, è quello che è, per questa cosa delle donne mi fa impazzire. Perché mi sento di precipitare nel centro della Sicilia degli anni 40, manco di quando sono nata io, no? Degli anni 40, io sono nato dopo il 40. Allora, ha riprecipitato il paese proprio decisamente all'indietro. Diciamo, questo Premier ci ha provato a forzare la legalità, no? Costituzionale, ci ha provato, ci prova sempre, perché non è capace di apprezzarla, no? Cioè non ce l'ha quel sentimento di attaccamento alla Costituzione, che non è l'attaccamento formale, è il fatto che lì ci sono scritti i miei diritti e c'è la mia libertà custodita là, e quindi non la posso buttare dalla finestra così com'è, no? È chiaro. Allora questo Premier ci ha provato a forzare la legalità costituzionale, si è fatto fare dai suoi avvocati parlamentari circa 18 leggi nel tempo, no? E non è mai riuscito però a farcela, perché alla fine, insomma, sotto processo ci è andato comunque, e la Corte Costituzionale lo ha regolarmente battuto. Ciao Andrea. Ciao. E
sapete perché? Perché i suoi avvocati sono scarsi, sì, evidentemente è vero. Non sono stati capaci di costruire un meccanismo perfetto, ma anche probabilmente perché semplicemente non si può fare, è andato a sbattere, perché non si può fare, perché violare il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge è proibito dalla Costituzione, una cosa facile, semplice, scritta, comprensibile da tutti, e lui non l'aveva capito, e questo l'ha, diciamo così, messo in difficoltà, ecco, non voglio adoperare altri termini non eleganti. Allora io penso che questa campagna elettorale la possiate fare, non soltanto stavolta, come dire, scegliendo questi simboli, scegliendo questi candidati, scegliendo questo candidato sindaco, ovviamente innanzitutto per Casoria e per il Mezzogiorno d'Italia, ma facendola, avendo insieme la consapevolezza che quello che si sta facendo è anche un lavoro politico più importante. Oggi Saramago su Repubblica, ho visto che ha scritto una cosa che io avevo detto ieri e mi era sembrata un po' forte, invece se la capisce uno scrittore vuol dire che è vero, perché se volte io dico delle cose, come non so se la gente mi capisce. La cosa è questa: siete tutti dirigenti politici e in questa fase della storia della Repubblica, in questa difficoltà, in questa necessità democratica, siete tutti dirigenti politici, siete potenti.